Sette giornate al termine della regular season per il Chievo Verona, la prima concreta possibilità di ipotecare l'accesso ai playoff scudetto. A numero subito di Ekuban, attenzione, supera due avversari in sinistro, il miracolo di Emanuele Di Graci, poi Manfrin, la posizione defilatissima, 70 secondi, Chievo Verona in vantaggio. Se doveva partire bene il Chievo, ragazzi, partenza migliore di questa, davvero non si poteva immaginare. Gianni Manfrin. Seguiamo però il Varese perché dopo il gol a freddo vuole rispondere colpo su colpo la squadra di Bettinelli qui. Impegnativo il sinistro di Zamparo per Provedel in due tempi. Il corner di Da Silva. Battuta a uscire, Maccarone liberissimo. Sul primo palo va ad incrociare. Fuori di pochissimo questa chance. Occasione clamorosa con Ekuban che manca poi la deviazione sul secondo palo da 0 metri. Parte Manfrin, tagliato secondo palo, grande giocata. E Franchini manca il tap-in, ancora da 0 metri. È già la seconda del Chievo su palla inattiva. Manfrin, sinistro tagliato, grande palla. Ekuban, Franchini, secondo palo, traversa, palla ancora buona. Ancora Ekuban che non calcia, ma vuole appoggiare. Ancora Manfrin. Sinistro tagliato, Maccarone forse spinge per liberarsi, ha lasciato correre, era tutto regolare, secondo Gentile di Lodi. Ancora Manfrin, si buttano dentro in quattro, Ekuban, Da Silva, ci sono più maglie giallo-blu che rosse dentro l'area di rigore, recupero di Da Silva, Paruzza la piazza col destro, clamoroso. Ancora sulla destra sale Parini, scambia ancora con Romano che ha un po' di libertà, il cross saltellante colpisce male, non può arrivarci Zamparo. Stefano Romano prova a seminare Manfrin, butta il pallone in mezzo a Manfrin, è affocchesato, indecisione di Koulibaly, ancora Romano, limite dell'area, tocco dentro, Luca Forte in sinistro, Provedel, mostruoso! Toskic cerca la ruleta, viene fermato con un intervento ancora deciso ma regolare di Stefano Truzzi, taglia Zamparo, la palla è per Luca Forte, 20 metri, prova il destro! E qui bisogna davvero alzarsi in piedi, togliersi il cappello per chi ce l'ha e battere le mani. Pareggio del Varese, immeritato se guardiamo al computo, al totale delle occasioni create, ma questo è davvero un grandissimo gol. Tanto qui calcione di Romano, resiste però Paruzza che ha i garretti d'acciaio. Lungo Toskic cercando l'accelerazione di Ekuban che svernicia Kjakić che si addormenta. Ancora Ekuban, controllo in corsa, area di rigore, rallentato in qualche modo da Bruzzone. Tocco all'indietro, Franchini di piatto, JB col sinistro, la palla resta lì. Cisotti, incredibile. Tripla chance per il Chievo. Azzolin lungo linea verso Luca Forte di tacco, bella giocata. Duetto tra i due ex Triestina con Forte che accelera su Koulibaly. Prova a sverniciarlo, il controllo in corsa di Luca Forte. E viene dato il calcio di rigore e arriva anche l'espulsione per Provedel. La partita cambia volto. Certo che il Varese con 3 tiri rischia di trovarsi in vantaggio e sarebbe davvero clamoroso. Mezz'ora di gioco, parte Forte, spiazza Errico che nulla può. Pallone a destra, portiere a sinistra, tutto però da rifare. Probabilmente c'era un po' di traffico in area al momento della battuta. Errico allora può riprovarci, il primo tentativo era andato abbastanza vuoto, tutto da rifare, Armando Gentile dice tutti fuori dal limite, riparte allora, cambia l'angolo e respinge Errico, il Varese sciupa la chance per portarsi in vantaggio, Cisotti, azione buona, dentro l'area di rigore vuole seminare Kjakić, serie di doppi passi, il destro, attenzione, la parata di Di Graci, se la ritrova addosso in pratica, col corpo respinge, Chievo pericoloso anche con l'uomo in meno. Parini, tocco per Roncari che parte da destra, va a puntare Manfrina, arriva l'aiuto di Toskic che prova a fermarlo, o almeno a rallentarlo. Si distende bene il Varese sulla destra, il cross di Truzzi, vediamo se viene dato un altro calcio di rigore, non vorrei rigore per una roba del genere. Andiamo a vedere, altro penalty. 1 minuto e mezzo al 90esimo. È già arrivato il fischio, per cui si aspetta solo la partenza e la rincorsa. Bassi Borzani, il destro chiuso. Errico intuisce, la palla stavolta va dentro. Il Varese di riffa o di raffa con una spintarella di troppo. Si ritrova avanti all'89esimo. Probabilmente l'ultima chance. Toskic, morbido secondo palo, arriva Ekuban. L'ultimo tocco è varesino, non viene nemmeno dato il corner. Fortunatamente invece lascia ancora un'occasione ai ragazzi della diga, chissà che non sia l'ultima giusta. Toskic per JB, stacca altissimo la difesa varesina, palla messa fuori.
Nel primo tempo il mea culpa per le occasionissime sprecate in serie, nella ripresa le decisioni di un arbitro che davvero, lo diciamo senza dubbi, ha falsato questa partita. Varese 2, Chievo Verona 1.